Buongiorno Davido, e a quanto pare continuiamo a parlare di cose allegre, eh? Settimana frizzante. Solo una settimana fa avevo fatto una puntata su Microsoft parlando di nuovi investimenti e avevo detto: è bene ricordare che Microsoft non è stata immune dall'ondata di layoff, cioè di tagli al personale dell'ultimo anno, anche se l'effetto è stato più contenuto, visto che si parla di un taglio di 1000 dipendenti, che è una cifra enorme, ma se consideriamo che rappresenta solo il 1% del totale della forza lavoro di Microsoft, questa si può ridimensionare. E invece è arrivata mercoledì la notizia di layoff per un numero molto più consistente, cioè 10.000 persone, pari a circa il 5% del totale dei dipendenti di Microsoft nel mondo, come si può vedere sul sito layoffs.fyi, che raccoglie giorno per giorno i tagli nelle maggiori tech company in giro per il mondo e che mostra cifre davvero impressionanti. Questo taglio, secondo diverse fonti, sarebbe già in corso in questi giorni. Molti lavoratori hanno già ricevuto la comunicazione e secondo The Verge la maggior parte dei tagli riguardano HoloLens, il browser Edge, il marketing e poi 343 Industries e Bethesda, che producono videogiochi di un certo peso come Halo e Fallout. Sempre nella mia puntata precedente avevo citato un'intervista a Satya Nadella a CNBC, nella quale il CEO di Microsoft aveva avvertito che i prossimi 2 anni sarebbero stati particolarmente impegnativi a causa dell'attuale recessione dell'economia globale e che Microsoft non era immune ai cambiamenti globali, parlando della necessità per le tech company di essere efficienti. In un post pubblicato sul blog ufficiale e che riporta la comunicazione inviata ai dipendenti, Nadella afferma che la compagnia continuerà ad assumere in aree strategiche e si pensa che andranno avanti anche i piani di investimento, come dicevamo, in particolare in OpenAI, ma anche nell'acquisizione di Activision Blizzard, che è una compagnia molto grande che produce videogiochi, ma che al momento è bloccata per problemi con l'antitrust sia in Europa che negli Stati Uniti. Ricordo che l'anno fiscale 2022 per Microsoft si era chiuso con 198 miliardi di dollari di fatturato e 83 miliardi di utile operativo. In particolare la divisione cloud aveva superato per la prima volta i 100 miliardi di fatturato. Questo taglio è il secondo più grande nella storia di Microsoft, dopo quello del 2014, appena dopo l'insediamento di Satya Nadella, quando furono licenziate 18.000 persone, ma la maggior parte in quel caso era dovuto al taglio di ex dipendenti di Nokia. Sempre nel post ufficiale, Nadella parla di cambiamenti nel portfolio hardware e di cambiamenti nella industry che saranno fatali per chi non si adatterà a quelli che definisce platform shifts, letteralmente cambi di piattaforma. A oggi Microsoft produce diversi tipi di hardware, come le console Xbox, vari accessori per PC, i Surface, i visori AR HoloLens e dell'altro. Considerando il boom di Azure dello scorso anno, è facile pensare che questo shift riguardi proprio il cloud, il settore più in crescita e dove lo stesso Nadella vede le maggiori opportunità per il futuro, tanto da aver dichiarato, scherzando, ma neanche troppo forse, nel gennaio del 2020, che Microsoft in futuro potrebbe essere rinominata Azure Edge. Sappiamo che il mercato PC, in quanto a hardware, è in netto calo da diversi mesi e i costi produttivi e quindi i rischi sono altissimi. Le revenue della divisione Devices, come viene chiamata nei report di Microsoft, erano saliti del 2% in ottobre, ma l'azienda ha avvertito che nel prossimo report del 24 gennaio dovremo vedere un grosso calo, pari a circa il 30%, e anche la divisione Windows OEM, cioè le versioni preinstallate dai produttori, vedrà un grosso calo. Il primo prodotto a essere impattato dai cambiamenti sarà HoloLens, dove probabilmente saranno accantonati i piani per una terza versione e dopo che l'esercito degli Stati Uniti ha cancellato un contratto per l'acquisto di 6.900 visori e dove i tagli al personale di cui parlavamo prima colpiranno pesantemente. Anche i piani per Surface vedranno alcuni cambiamenti, si parla della cancellazione della versione 2 di Surface Hub e anche del Surface Duo 3, un device dual screen pieghevole basato su Android. Insomma, sapremo di più probabilmente molto presto su questo platform shift di Microsoft, ma intanto ricordo che anche Amazon ha recentemente tagliato parecchio sulle divisioni hardware per concentrarsi sul cloud e qui sarebbe interessante parlare di tutto il tema delle fonderie, che poi riguarda anche Intel, AMD, ARM, però per adesso non c'è tempo, quindi magari in un prossimo episodio si potrebbe fare, vedremo. E intanto per questo episodio era tutto, quindi io vi ringrazio per aver seguito fin qui, godetevi un buon weekend, spero sinceramente che non siate fra i 10.000 dipendenti Microsoft licenziati e per il resto noi ci sentiamo alla prossima.